L'associazione Umbria Archeologica che quest'oggi qui nel Museo di Santa Croce presenteremo nasce come risposta, come reazione a un periodo, a un momento storico, quello attuale, in cui la cultura in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue manifestazioni è purtroppo messa un po' da parte, è vista più come un problema che come un elemento di arricchimento, di potenzialità. E quindi questa associazione nasce proprio in risposta a questa situazione, anche a fronte poi di un interesse che è comunque forte, una domanda che è comunque forte nelle persone e nella gente. Quindi noi, il nostro intento è quello appunto di cercare di dare una risposta in questa direzione a tale domanda. Nello specifico l'associazione Umbria Archeologica intende realizzare degli eventi, delle attività capaci di interagire tra di loro, volte alla valorizzazione, alla promozione e alla fruizione del patrimonio culturale presente in primo luogo nel nostro territorio, e attraverso appunto varie iniziative, varie attività che possano andare a coprire in maniera trasversale tutte le categorie sociali e un po' tutte le età. Il primo evento che organizzeremo con la nostra associazione Umbria Archeologica è lo scavo archeologico a Torre Certalda, un sito fortificato, un insediamento di età medievale. Lo scavo vero e proprio inizierà il 13 giugno e durerà fino al 22 luglio. Coinvolgeremo ragazzi, studenti dell'Università di Perugia e anche di altri atenei come la Sapienza, verranno anche dei ragazzi spagnoli dall'Università di Siviglia, e cercheremo di coinvolgere il più possibile la comunità. Io credo che sia questa un'occasione per arricchire l'offerta culturale del nostro territorio e potenziare anche la capacità di attrazione turistica del territorio di Umbertide. L'insediamento di Torre Certaldo è attestato nei documenti dal XII secolo, annoverato tra le dipendenze del monastero di San Salvatore di Montacuto, e il sito insiste in una fascia territoriale molto strategica e ciò ha fatto sì che il castello venisse conteso nel Medioevo tra le comuni città di Castello e di Gubbio, fu oggetto quindi di violenti scontri. E pur essendo attestato soltanto diciamo, in età pienamente medievale, la nostra speranza è che il sito possa testimoniare anche una fase precedente alto medievale, perché proprio in quella zona, in quella fascia territoriale, correva il confine tra la Tuscia Longobarda e il corridoio bizantino. Lo scavo si inserisce all'interno di un progetto, di un programma di studio e di ricerca che l'Università degli Studi di Perugia e nella fattispecie la Cattedra di Archeologia Medievale, che è l'insegnamento di cui sono titolare, si sta occupando e ha attivato ormai da anni. Noi abbiamo già assegnato numerosissime tesi di laurea e dei lavori in pubblicazione già pubblicati proprio sul territorio che riguarda la media e l'alta valle del Tevere, proprio alla ricerca di quelle che sono le radici della nostra cultura attuale, soprattutto per quanto riguarda l'assetto del territorio, che è un territorio che sostanzialmente si caratterizza per una persistenza di insediamenti, di tipologie insediative appunto, che attualmente ripercorrono quelli che erano i sistemi antichi. Anche recentemente è stata discussa una tesi ad esempio sugli insediamenti monastici che riguardano la diocesi di Gubbio e alcuni territori limitrofi alle Marche. E invece qualche anno fa è stato pubblicato in una prestigiosissima collana di studi inglesi uno studio che riguarda proprio l'assetto del territorio, quest'area, l'area di Umbertide. Quindi lo scavo di cui oggi andremo a presentare le linee guida si inserisce all'interno di una ricerca da cui l'indagine sul territorio prende le mosse e rispetto alla quale inevitabilmente deve fare conti, direi.